continua a fare discutere l'intervista che Harry e hanno rilasciato a Oprah Winfrey. In particolare il passaggio sul razzismo ha fatto scoppiare una vera e propria bomba a Buckingham Palace. Meghan e Harry hanno rivelato che un membro della famiglia reale che non hanno voluto nominare ha espresso preoccupazioni per il colore della pelle del primogenito nascituro, Archie. In un comunicato, il Palazzo Reale fa sapere che l'intera famiglia è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Meghan. In particolare i temi trattati, particolarmente quello del razzismo, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, queste accuse vengono prese molto seriamente e saranno oggetto di esame da parte della famiglia privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia. Continua dopo la foto, tra i tanti commenti all'intervista c'è stato anche quello di Samantha Markle, la sorellastra di Meghan, che in un'intervista a TMZ, ha espresso la sua opinione sulla vicenda dei duchi di Sussex contro la Royal Family. L'unica soluzione, a suo parere, è rivolgersi a uno specialista perché la sorella soffrirebbe di narcisismo patologico e dovrebbe lavorare sulla sua disonestà. Bisogna che Meghan inizi a chiedere scusa a tutti i membri della corona per il danno che ha arrecato. Continua dopo la foto, Samantha Markle lancia pesanti accuse nei confronti della verso la sorella. Inoltre ritiene che anche Harry presto o tardi si renderà conto delle menzogne della moglie. Tutto questo è stato orchestrato ai danni di Harry. Eppure non ha 12 anni, ha fatto il militare, se ne renderà conto. Come potrebbe sentirsi a suo agio in una situazione del genere? Il loro matrimonio finirà nel divorzio. Continua dopo la foto, nelle ultime ore si è espresso un giornalista che conosce molto bene la Royal Family. Si tratta di Antonio Caprarica, ex corrispondente Rai da Londra, quando non farà più parte dei piani di Meghan, divorzieranno. Arriverà il giorno in cui lui si stuferà di essere un soprannobile di Hollywood e si ricorderà della sua vera identità. E, magari anche con il cuore spezzato, tornerà a casa. Secondo Caprarica, l'intervista sarebbe stata soltanto una farsa per sponsorizzare il loro brand e trovare terreno fertile quando scenderà in politica. Pubblicato il 19 marzo 2021 alle ore 17:27. Ultima modifica il 19 marzo 2021 alle ore 17:27.